Pezzi di formaggio mi devo ridere. Ma che sei, ricotta salata? Questa sai com'è buona? Quindi non è un filo di olio extravergine oliva da solo e mangia. Sai pure come, dici, no? Metti un po' grano. Quando esce il pomodoro lo fai? Una potata, una cagata, un po' per... Come l'angò? No, non mangio senza niente. Ah. Mangiato, no. Passo proprio lo voglio, pochi sali. L'angò, è una cosa spettacolare sta cosa. Furama. Ah, furama. E che è la furama? La furama sarebbe questa nebbia pesante. Questa nebbia pesante che di sera diventa pesante, va sui fiori e ti fa cadere i fiori a coppa di pianta di frutto. Quindi tu ti aspetti una bella annata di ciliegia, pulite, che ne sei tu, arriva a furama, quest'area pesante, fa cadere i fiori e tu hai il 50%, un raccolto minore. Cioè praticamente a Tramonte ci sta la rosa dei venti, tramontana, furama, ci sta tutto cosa. Ci sta tutto, cazzo, sta tutto, però noi combattiamo. A noi si chiama Ustia. O Ustia. Di solito sta i fossi, le cose. Dove andare vicino ai fossi? Perché c'è il mare vicino e questa montagna si ferma. Tramonti vuol dire tra i monti. E l'aria umida si staglia e si ferma. No, ci sta. Però che si chiama Furama sarebbe un famoso castagno. Usca e Furama. Perché tu ti vedi tutte belle piante che sono tutti in fiore. E non si mette a grande. Cioè, sta sempre qualcuno contro te. Infatti, dove sta l'Ustia di fossi il giovenile. Lo so, è come faccio. Ma io sono va bene così, è buono, esiste, siamo imparati una cosa, voglio ci stiamo da imbarazzo riunione con questa bellissima realtà. Allora noi stasera indegnamente rappresentiamo e cercheremo di raccontarvi quella che è la tradizione di quello che attualmente è l'Alto Lazio, cioè la zona che fra Rieti, città, provincia, e Ascoli, città e provincia, racchiude un territorio che sul vertice dei monti, fra i 700 e i 1200 metri, 1300 metri, ospita in cerchio una serie di piccoli paesi tristemente famosi perché colpiti dal terremoto del 2016. Amatrice, Città Reale, Accumoli, Arquata un po' più là, Monte Reale, Posta. Noi veniamo tutti da quella zona lì e in quella zona abbiamo imparato, abbiamo ascoltato da chi ci ha raccontato le loro tradizioni e noi le abbiamo in qualche modo raccolte. Diciamo che c'è un filo rosso che ci lega al passato, anche se noi viviamo la contemporaneità, ma che ci fa in qualche modo partecipi di quello che era il passato, perché siamo appassionati di queste tradizioni. C'è una cosa da dire: i paesi di montagna come i nostri, legati alla pastorizia più che all'agricoltura, sono di per sé isolati perché stanno molto in alto, ma sono molto aperti perché erano i paesi da cui partiva la transumanza verso il Tavoliere delle Puglie e verso la campagna romana, cosa che si è interrotta intorno agli anni 50. Quindi la pastorizia ha dato vita ad alcune tradizioni che sono ancora tuttora fiorenti, diciamo, dalle nostre zone, che sono quelle del saltarello e in particolare quelle delle ciaramelle di Amatrice, di cui Andrea è uno dei più bravi suonatori. Parliamo, signori, di uno strumento che nasce direttamente dalla tibia romana e di cui Andrea è uno dei pochi suonatori, ma parliamo che attualmente suonatori di ciaramelle di Amatrice ce ne sono 6, dopo un periodo in cui abbiamo rischiato di perdere completamente questo tipo di suono. È il più anziano poi, Andrea, questo così. È il più anziano, altra cosa, vittoria nostra. È una vittoria questa. Andrea è il più anziano, esatto. E pure il più avido. Sì, forse sì. Naturalmente verso la fine dell'Ottocento gli strumenti come l'organetto e la fisarmonica hanno un po' sostituito questo tipo di strumento e quindi noi stasera vi faremo vedere prima quella che è la saltarella di Amatrice fatta con l'organetto, che è un classico due botte, come si dice in Abruzzo,
accompagnato da una tamburella che fa soltanto da accompagnamento. Il ballo della saltarella dalle nostre parti è caratteristico perché naturalmente era legato, come per tutto penso il resto del mondo, al corteggiamento e quindi è suddiviso in fasi ben specifiche, ben delimitate. La prima fase, che è quella in cui l'uomo sceglie e chiede alla donna di ballare, il giro in cui la mostra agli altri, cioè l'uomo testimonia il sentimento che prova facendo vedere agli altri la persona che ha scelto. Il saltarello vero e proprio, lo spuntapiedi, quello che chiamate lo spuntapiedi, e poi quando l'uomo riaccompagna la donna al proprio posto. E altra tradizione particolarissima che vedremo un po' più avanti nella serata, perché stasera ci concentriamo più sul ballo, è quella dell'improvvisazione in ottava rima e in terzine e in quartine. Tutti noi abbiamo studiato a scuola l'Orlando Furioso, l'Iliade, l'Odissea, la Divina Commedia, tutti quei poemi epici scritti in endecasillabe. Il pastore magari non mangiava, ma c'aveva il libro in tasca sempre, perché le migrazioni portavano alla lettura, portavano a lunghi momenti di pausa, perché il gregge naturalmente brucava, pascolava, ma riposava anche tantissimo, e quindi le letture erano molto diffuse. Attenzione, parliamo già di prima della scolarizzazione del Regno d'Italia, quindi, però parliamo sempre di un ambiente pastorale, non contadino. E quindi c'era il famoso fenomeno dei libri di pellicceria, cioè quei libri che si passavano di padre in figlio, di famiglia in famiglia, foderate con delle pelli di pecora, naturalmente, per non farli rovinare. Sull'impronta di questi poemi epici, il pastore chiudeva il libro e iniziava ad improvvisare. Quindi noi manteniamo dal 600 all'incirca, al 500 all'incirca, questa tradizione di improvvisare in ottava rima. È una tradizione che è rimasta nella nostra zona, un po' nella Maremma grossetana, un po' nella zona fiorentina della Toscana. Però la nascita è per tutti uguale. Avendo a disposizione uno strumento del genere, il collegamento è stato diretto, quindi noi improvvisiamo anche sulle ciaramelle, però normalmente in quartine. L'improvvisazione naturalmente è vasta. Altra cosa, scusate, io poi tra l'altro non sono un insegnante, quindi scusate se parlo un po' a getto, e anzi se volete interrompermi quando volete. Le ciaramelle non hanno un repertorio natalizio, il repertorio natalizio da noi non esiste. Le ciaramelle hanno il saltarello, è un saltarello un po' più lento, non è il saltarello dell'organetto, è più tranquillo, è più melodioso, è proprio un corteggiamento. E poi naturalmente dopo il saltarello hanno tre sonate specifiche che accompagnavano il rito nuziale, il rito del matrimonio. Quindi quando lo sposo andava a casa della sposa, il ritorno verso la chiesa in sonate specifiche, una si chiama piagnipezza, una si chiama camminareccia, cioè il ritmare il camminare, la camminata dello sposo verso la casa della sposa, il pianto della sposa che lascia la casa paterna per andare della mamma, che lascia, perché la figlia lascia la casa paterna, e poi l'accompagnamento verso la chiesa che si conclude col saltarello finale. Allora, noi abbiamo due suonatori d'eccezione, Andrea Delle Monache, già ve l'ho presentato, suonatore di ciaramelle di Amatrice e suonatore di organetto. Donato De Acutis è suonatore del organetto e poeta a braccio. Stasera c'è Maya, che oltre a essere la moglie di Andrea è una bravissima ballerina di saltarello, e quindi cercheremo in qualche modo di farvi vedere quello che ci hanno fatto vedere a noi le persone che stanno nella nostra zona. Partiamo prima con un saltarello, diciamo, all'organetto, che così rimaniamo più io. Naturalmente, ripeto, qualsiasi dubbio, non credo che ce ne sia, insomma, dovete fidare quello che vedete. Però qualsiasi richiesta, qualsiasi cosa, l'ambiente è talmente familiare e talmente bello che permette qualsiasi tipo di interazione, diciamo. Thank you.
quando c'è il sentimento sono che lei fa, non le mai. Sono molto più affiatati. Io ho chiesto a Donato di prolungare il suono dopo il ballato perché mi è più affiato, quindi anche attimo. Comunque, come avete visto, è una dimostrazione. Andrea e io stesso abbiamo più volte girato le braccia quasi come una ruota di un pavone, a far vedere la prestanza, a far vedere che agli altri che quella è la persona che abbiamo scelto. Naturalmente, essendo in fase di proposta, essendo una proposta, può avvenire anche che un altro uomo si inserisca in questo ballo e cacci, proprio nel vero senso della parola, la cacciata, e si sostituisca a quello che sta ballando, perché comunque non è detto che lei accetti nonostante ha accettato di fare un ballo. E voi dovete dire qualcosa, no? No. E comunque il fiato ci vuole. Il fiato ci vuole. Sì. Perché, insomma, vabbè, ma un ballo atletico, un ballo molto corto e concentrato. Diciamo che è un minuto e 30 secondi, ma tanto, insomma, è energico. Aerobico. Però ho capito, non lo dimostra, se non accetta l'altro. Allora, se vi viene ammazzato. Parte un altro discorso, una storia un po' più articolata. Normalmente, se noi fossimo stati prima del 1900 nelle nostre zone in una situazione del genere, dopo il ballo della saltarella ci sarebbe stata un'altra fase, quella del ballo del canto, cioè una sedia al centro della stanza. No. L'uomo al centro che invita cantando la donna che rispondeva al canto, questo non si è perso nel passare del tempo, che rispondeva al canto se accettava il suo corteggiamento. Purtroppo, da quello che mi raccontavano, all'inizio del Novecento, a seguito di un rifiuto, c'è stato un femminicidio. La testimonianza dei presenti fece condannare la persona e quindi si è perso l'uso di questo ballo del canto che qualcuno ancora ricorda. Portava male. Ma che... un fatto nero. Si è perso. Drammatico. Che quando mio padre suonava a poco tempo, da noi, che quando una donna usciva a ballare nelle case, o ballava con tutti o non usciva proprio. Succedevano delle scimmie nel ballo. Cose vecchie ormai. Io questo non so dirlo, però sicuramente c'è da specificare una cosa, magari un po' più, fra virgolette, storica. La nostra zona non è stata mai sotto l'influenza dello Stato Pontificio. Quindi tutto quello che si pensa che possa essere un retaggio religioso, da noi era molto più attenuante, proprio perché eravamo sotto un altro regno, fortunatamente. Poi vabbè, ci hanno fatto quello che ci hanno fatto e vabbè. Però diciamo che quello che possiamo immaginare, un costume cattolico un po' che reprimeva lì, era leggermente più... libero, diciamo, come posso dire. Era mischiato tra cattolicismo e paganesimo, quindi c'erano certi codici d'onore, rituali che erano... Ci sono delle testimonianze, ad esempio, dalla frazione dove viene Donato, in cui il cattolicismo e il paganesimo sono tuttora mischiati. Loro fanno inginocchiare un toro davanti alla statua della Madonna. Infatti si chiama... Il cristianesimo non si è addentrato così tanto da far finire o dimenticare le tradizioni pagane. Infatti è la civiltà napolitana. E quindi, giusto, sì, esatto. E quindi diciamo che non era inusuale che una donna potesse ballare con più, o che addirittura cantasse. Ballare, l'ho detto, se questa ballava con uno, magari andava l'altro vicino e si rifiutava, e non lo poteva fare. Così. Beh, vabbè, quello. Grazie. Allora. Riprendiamo le ciaramelle, perché questo per noi sono un vanto. Io non sono sacre. Non esagero a dire che sono sacre, per noi sono sacre. Perché? Perché sono uno strumento oramai unico al mondo. Perché? Perché sono uno strumento completamente artigianale. Perché? Perché è uno strumento che se non si conosce una certa cultura, non si abbracciano determinati costumi, non si apprezza. Un'altra variante dell'uso delle ciaramelle amatriciane è quello delle serenate. Da noi sono ancora molto diffuse, naturalmente improvvisate, ma accompagnate col suono delle ciaramelle. Questa nello specifico è Prugno, vero? Sì. Esatto.
un ceppo che contiene le ance naturalmente di canna. Non parliamo di plastiche. Ance doppie. Non le facciamo vedere perché, insomma, comunque, questa è cera attaccata qui perché è necessario all'accordatura dei buchi che compongono la maschia e la femmina. Questo è un tipo di zampogna, zoppa, che ha soltanto due cordoni, la maschia e la femmina. Due canne sono altre. Perché dici la maschia? Perché da noi chiamano così. Appunto, la maschia. Beh, la più lunga. Sì. No, diciamo. Dice che il maschio. Non lo so. Diciamo anche la canna. Era? Non lo so. Ma esiste anche la variante con la chiave, lo sembra, no? Di queste? No, sì. No. Se ce la porti la sfasciamo subito. No, l'ho vista su non lo so. Non lo so, però non dovrebbe. No. Se l'hanno fatta, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non so più, ce la vede. Sono soltanto due queste che suonano. Quest'altro terzo, sì, diciamo, sì, che lo so. Ti appoggia, no? Anche quella era senza bottone. Senza nota fissa, però c'era la chiave. No, quelle chiamatrici sono modificate. Diamogli un altro nome, non le chiamiamo così, poi ognuno fa quello che vuole. No, quelle chiamatrici sono proprio così, sono soltanto queste. Il... Voglio sapere, sì, perché magari pure esiste la zampogna zoppa, sì, e la zampogna chiave. Beh, la zampogna chiave però è venuta successivamente. Sì, abbiamo iniziato. Poi ha monopolizzato la scena. Il terzo bordone, dove Andrea praticamente poggia soltanto il pollice, è stato aggiunto perché prima da noi si costruivano le ceramelle, poi terminata la costruzione hanno cominciato ad andare nei vari, per esempio Villa Latina, Scapoli, e chiedevano di fare le ceramelle, ma era già presente questo bordone e è rimasto, anche nelle ceramelle più vecchie, queste hanno un centinaio d'anni, quando una volta, è rimasto il terzo bordone. Quando una volta si chiamava Agnone, no? Sì. Qualcuno no. Ah, vedi, comunque abbiamo perso la tradizione della costruzione e quindi confezionandole altrove il terzo bordone lo troviamo anche nelle più vecchie. Ma poi era utile per, siccome essendo solo due tendono a cadere, no? Con lo spazio termico era utile anche per, lo lasciavano per fare la legatura per contenere le due canne. Ma il terzo non suona? No, è muto, zittito si chiamano, ma no, non suona. Con questo osso Andrea va a regolare l'apertura e la chiusura dei fori per accordarla alla situazione. Diciamo che non c'è la possibilità di accordarla a quello che serve, ma un posto umido naturalmente avrà bisogno di un'accordatura, un posto più caldo avrà bisogno di un'altra accordatura. L'odre naturalmente è di pecora, questa è la parte del collo. Ah, non è capra? No. Pecora. Pecora. No, so che perché... Dobbiamo calcolare da che fra Matrice, Campodosto, la tutta nostra pecora. Zona, migravano qualche milione di capi. Da noi, la zona nostra è la capra, non la fanno più la capra. Sì. Beh sì, per carità. Poi tu devi ognuno si adatta al suo territorio. C'erano le capre. Che mondo lo fanno più con le capre? L'insufflatore naturalmente manda l'aria nell'otro, l'otro in italiano. Come la maschera. Che in amatriciano come si dice invece? Come si chiama? Otro. Ah, otro questo, ciaramelle. Il nome, diciamo, più arcaico, che ce ne dà testimonianza una poesia scritta in una frazione di Matrice, è Bifere. Le ance che abbiamo all'interno noi le chiamiamo piripizzole, ma è un nome onomatopeico, insomma, perché vibrano e quindi c'è questo riferimento a questo nome. Parlato pure troppo, vai. No, fatele sentire. Naturalmente sentirete un suono molto squillante, sentirete un suono molto alto.
suonando Andrea adesso potrà essere ripetuto, nel senso che Andrea potrebbe fare la stessa suonata, ma non sarà mai uguale a quella che ha appena fatto. Così come non sarà mai uguale un altro suonatore di ceramella che ha il suo strumento e che quindi è diverso da questo, proprio perché è uno strumento artigianale. L'unicità della cosa è proprio quella. Per quanto le zampogne a chiave siano bellissime, se un suonatore prende un'altra zampogna a chiave la suona, se un altro suonatore di ceramelle prende le ceramelle di Andrea non le suonerà subito, perché non sono le sue, i buchi non sono gli stessi, l'intonazione è la stessa, ci sarà tutta una serie di cose, per cui questo è lo strumento di Andrea. Quando Andrea ha ripreso lo strumento da Nello Sciarra, la persona che l'ha, diciamo, installata, l'ha dovuto adeguare, cioè, ci ha messo del tempo prima di capire come funzionava questo strumento. Noi abbiamo le prime registrazioni delle ceramelle di Amatrice degli anni 50, le fece Lomax scendendo da Norcia, passando da Città Reale, registrò le ceramelle di Amatrice a Santa Croce. Registrò un signore che si chiamava Loredo Scalla, ma che non era considerato un grosso suonatore, anche se bravissimo, diciamo ce n'erano di più bravi. La particolarità quale fu? Per tanti anni Lomax registrò con un registratore, un magnetofono, queste ceramelle, ma poi a riascoltarle le mise al contrario. E quindi c'è una pubblicazione di Lomax che hanno studiato in tantissimi studenti con una suonata al contrario e che quindi non è stata mai apprezzata. Non so se questo ha contribuito un po' a far perdere l'importanza a questo strumento, ma sicuramente quello che le persone avrebbero dovuto studiare per almeno 30 anni non erano le ceramelle di Amatrice, o almeno lo erano, ma registrate al contrario. Due parole sul tamburello. Sul tamburello c'è, perché è un po' piccolo, un po' più piccolo. A parte che è piccolo, ma è quasi insignificante. No, ma è piccolo. Non perché lo suoni lui, ma semplicemente perché. No, perché è più perché è così piccolo? Ah, non c'è una regola fissa. Questo normalmente veniva fatto con i cerchi in cui si stringe il formaggio. Però secondo me. Se lo togli si sente. No, però è importante, si non c'è una cultura, diciamo, non abbiamo una cultura del tamburello, si sa sempre poco. No, questo. Pensavo che ci fosse. No, forse più cibo. Se manca tamburella e saltarello non ci sta. No, pensavo che ci fosse un motivo perché era così piccolo. Ho capito. Per aprire forse il cerchio e porta al fondo al tempo lo stesso. Quindi la cultura che voi il ritmo lo dà quello, tamburo, il ritmo del tamburello, senza tamburello non so. Sì, prego. Allora, il tamburello, io diciamo italiano, è questo, no? Perché sì, c'è da voi, in Calabria pure così. Diciamo la zona qui che hanno, diciamo, pubblicato la tamborra è un po' è in Sicilia. Il tamburo. A seconda delle zone. Anche da noi è rimasto così. Sì. Diciamo quello è il tamburello e quello è il tamburo. Che poi è tamburo. Però per intenderci, basta dire che un suonatore di ceramelle è richiesto, è ricercato ed è una personalità da sì, noi. Sì, è vero. Suonatore tamburello non è importante. Non mi avevo fatto solo una domanda se c'era un motivo perché era così piccolo, nient'altro. No, però c'è dato la possibilità. Si può dire che è piccolo perché un tamburo grande non ha la. No, ma ci sta il tamburello un po' più grande di quello. Quello un poco più grande. Sempre cerchio basso perché l'accompagnamento che deve fare è quello ritmico. È il ritmo da quello. Diciamo che grande non ha la. Senza tamburello credo non ci sia la saltarella. Diciamo che non c'ha. Sì, l'importanza che c'ha in altri ambiti. Ma volevo un po' di passi come l'impastitura della zona della pallata. Sì, sì, sì. Allora, ve lo facciamo vedere. Che se ci vuole su una pistola per loro è finita. Allora, andò, Allora, facciamo un giro qui, facciamo
facciamo. Spieghiamo prima un po' la dinamica. Andrea è innamorato di Maya. Diciamo che ma, mi sembra che c'erano pure due figli. Sì, vabbè, ma in questo contesto ti contestualizziamo. Allora, Andrea deve far vedere a tutti che è innamorato di Maya. Quindi fa un giro della sala che ci ospita e va a cercare proprio Maya. Guarda anche altre donne oltre a Maya, anche se lei è più bella. Va a cercare proprio Maya. E dopo che l'avrà... dopo che l'avrà presa la farà vedere a tutti, vedete? Mette la musica in sottofondo e c'è la prima parte che è l'incrocio quando i due devono mettersi all'unisono e quindi fanno lo stesso passo incrociato perché altrimenti non potrebbero. Perché lei ha visto il primo passo che ha fatto lui e poi è andata a quel video ha iniziato normalmente sì, giustamente dopo questo primo mettersi all'unisono inizia il saltarello vero e proprio. Mentre parlano si mostra ai ragazzi, infatti Andrea alza le braccia, si gira per farsi vedere, lo stesso con Maya. Troppo prova a venire. Thank you.
Comunque con la ciaramella è un altro, cioè siamo proprio con tutto rispetto, ma con la ciaramella è una cosa, naturalmente io non ho specificato una cosa, molto difficile, molto difficile i tre passi, cioè l'invito, l'incrociata, saltare, sono tutti ben specificati nel suono, soprattutto lo spuntapiede si sente benissimo quando cambia. Vai, fai sentire. Fai sentire, prima la c'è il ballo molto largo, dai, una cosa. Senti. Scendete con un piede e l'altro lo mandate avanti per lo spuntapiede. Portate un cascata, insomma, il principio è quello. Il principio è quello. Uno batte e uno spunta. Molto forte l'accento, non barato su questo, così. Il primo, quello che è poccia. No, così. No, questo, ma questo qua. Come quello della schiena, questo non deve andare avanti così, è supposto, e dai calci magari ai stinchi a quello davanti a te, è supposto, questo viene piegato, e piega questo. Poi naturalmente con l'esperienza e col tempo si può fare anche contemporaneamente con tutti e due i piedi, cioè partendo così, poi l'altro prende lo stesso verso dell'altro e si fa. Però insomma adesso faremo un corso avanzato sicuramente. Tra 10-20 anni. Oh, naturalmente. Poi facciamo tutto Napoli! Tra 10 anni però, per si imbarazzo. Naturalmente, ringraziando il cielo, non erano solo saltarelle. Quando l'organetto e la fisarmonica hanno soppiantato le ciaramelle, sono entrati tutti pure quegli altri balli, la polca, la mazurka, tutti questi altri balli, diciamo, più moderni e indiavolati. Se no, quelli come me si sposavano mai. Perché un mori con due grigi. Allora, vogliamo provare le ciaramelle? Il principio è lo stesso, perché il ballo naturalmente è lo stesso. Non c'ha la stessa velocità, non c'ha la stessa intensità. Il che forse è mezzo. Ci manca pure il ballerino, che con il suono, vedi? Però. Non posso. No, chiedevano perché Donato non balla, perché la moglie ha detto se parli non torni a casa. Allora lo controlla e. Ma glielo dovete provare dei passi. Loro, No, aspettate. Come volete provare? Mi dici voi se volete prima magari. Però senza musica non lo so se può essere una cosa positiva. No, no, eserciamo. Thank you.
Allora, torniamo al discorso che facevamo prima, il repertorio delle ciaramelle, proprio per completare il discorso culturale, anche se noi culturali parliamo poco di culturale, però per chiudere il discorso che facevamo prima, adesso Andrea eseguirà quel brano del repertorio delle ciaramelle di Amatrice che accompagnava. Che fai? La piagna persa che la mamma piange quando la sposa esce da casa, deve essere contenta. È un pianto. Perché sa quello che l'aspetta. Potrebbe aspettare la figlia, certo. Sì. Quello che era sorella. È una sorella che se ne va la grande nella casa. Comunque, se chiudete gli occhi, somiglia un po' proprio a un pianto vero e proprio. È commovente, è lenta, è rondulatoria. Arcaica. Come è sudando, ha scordato il silenzio. Dentro a questa tradizione musicalità sembra una cosa molto astratta, dice lui inventa, sono arcaico, sì, no, allora la matriciana, allora per completare diciamo l'excursus di quelle che sono le nostre tradizioni, io e Donato volevamo farvi sentire sulle ciaramelle come si improvvisa. Attenzione, quando si parla di canto nella nostra zona si parla di canto improvvisato, cioè di canto creato sul momento con delle regole ben precise, versi endecasillabi, quindi 11 sillabe concatenate, quando si fa l'ottava concatenate le prime 6 e baciate le ultime 2 con l'obbligo di ripresa, quando si fa la quartina concatenate fra loro le prime 4 e il poeta che risponde naturalmente o si riallaccia con l'assonanza oppure sceglie un'altra rima.
è il metodo per fare le serenate. Immaginiamo di stare all'aperto, Andrea suona accompagnando me e Donato che improvvisiamo. Oh, l'improvvisazione della serenata naturalmente c'ha, non dico un canevaccio, ma naturalmente si parla della sposa, si parla dello sposo, si parla dei genitori. Quando si improvvisa in ottava, la testimonianza dell'improvvisazione è data dal fatto che siete voi che ci dite su che cosa dobbiamo improvvisare. Normalmente sono dei contrasti, cioè qualcosa che possa cozzare, contrastare. E in quel caso il poeta entra in un gioco di ruolo perché impersona la situazione su cui dovrà improvvisare. Ripeto, improvvisato. Questo della serenata potreste dire chissà quanti l'hanno fatti. Quindi facciamo la dopo, così facciamo tipo saluto. Ah, facciamo di cosa andare. Facciamo prima l'ottava e facciamo da un. Allora, otto versi endecasillabici. Scusate se lo ripeto, perché per noi possono sembrare cose scontate, però diciamo che la particolare di questa tradizione, più che le ciaramelle, è che si sta, non dico perdendo, però sta invadendo delle zone culturali che non sono proprio le nostre, e quindi a noi ci piace rimarcare qual è quella che è la tradizione vera e propria. Allora, otto versi endecasillabi, quindi 11 sillabe, alternati i primi sei e baciati gli ultimi due. Il poeta che chiude obbliga l'altro a riprendere con la stessa rima. Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, il comunicante maggiore. Sono allora, tutti i libri. Abbiamo visto due anni fa Girgenti al Carnevale con Luciano Bonventre. Quella è l'altra siciliana, però. È un'altra cosa. Sì, però la improvvisazione, uno schema è quello. Però non fanno la chiusura. Sì, sì. Però c'è una procedura da seguire. Allora, facciamo due ottave di saluto, come si fa sempre in questo caso, perché prima di iniziare si ringraziano le persone che ci ospitano, insomma, la buona creanza sta da tutte le parti. Comincia lui perché attacca lui. È tipo Frone Limone, però la Frone Limone c'ha. Beh no, attenzione, parliamo sempre di pastori transumanti alletterati, quindi da noi l'improvvisazione è solo in italiano. Un italiano sì, arcaico, sì. Ma in italiano. Non c'è il dialetto nell'ottava. C'è scritto, ma chi scriveva l'ottava poteva scrivere, ma cantando si cantava seguendo. Sì, il stornello è solo in italiano. Sì, perché, allora parto io. Sì, facendo senti il canto di Amatrice. Mentre costui poi qui riprende il fiato, noi le montagne fanno da cornice, mentre qui intorno al mare è circondato, ma stare qui tra voi mi fa felice, dentro questa cantina sono onorato. E il patrimonio nostro qui è un tesoro mostrato alla cantina di Isidoro. Questo prima era un posto di lavoro, ma mo è adatto per il divertimento. Si fanno lo stesso serate proprio d'oro perché c'è amicizia e sentimento. Io che m'accosto stasera a costoro, cerco di dimostrarvi il mio talento. Cantando, ballando a più non posso senza sconti, circondato fra gli amici di Tremonti. Per scaldarci faremo subito, spero per farvela sentire. Naturalmente noi abbiamo passato un'ottata intera a cantare in ottava rima, Gianluca ne è testimone, anche lui ha la capacità di improvvisare. Due questioni a contrasto, due personaggi a contrasto, quello che vi viene in mente. Noi naturalmente viviamo la vostra quotidianità, quindi non faremo altro che tradurre in poesia e in rima il pensare comune. Un suggerimento, perché sennò se non possiamo decidere noi, questo è poco mai sicuro. No, lui ci conosce, se no, perché poi ci siamo messi d'accordo. Qualcuno che non ci ha mai sentito. Voi dovete suggerire. E che non ci conosce.
Pane e vino. No, tu quello che... Pane e vino. Non lo so, non lo metti. Eh sì, si trova in pane. Ormai acqua e vino. Aspetta, non ho capito, il pane va tutto in no, 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 ti prego. Niente di politica. Beh no, non inserisco un po' sul tristerello. Forse è meglio Zelensky, il coraggio. Pane e vino, pane e vino. Pane e vino e porcellino. Ma pane e vino non porcellino. Chi fa il pane e chi fa il vino. Sempre cioè storia. Dei due, no. Tra noi due dobbiamo scegliere chi deve impersonare e difendere il pane cioè, e chi deve... Da dove si la va bene, va bene. Inizia fra pane e vino chi deve iniziare il pane perché sennò sta a ricerca nell'arca di Esidisinoro lievitando si sta compiendo un fatto miracoloso senza sapere il perché, il come e il quando, quella materia tutta va a ritroso. Poi il panettiere, indossando un brando, e verso la materia vittorioso. Quando la pasta allor sarà cresciuta, a nuova vita a nuova vita le darà a insaputa. Sto confuso, volevo dire un'altra cosa. L'uva matura in cosa si tramuta? Isidoro ce l'ha virtù infinite, ci porta il vino rosso che ci aiuta il dolce succo della bella vite. Fatela pure te questa bevuta, solo col pane resti troppo mite. E poi qui c'è quel pane biscottato che dentro al vino ci andrebbe ammollato. Certo che questo è un connubio affatato, Isidoro c'ha il pane e ce l'ha il vino, ma non c'ha il fisico dell'alto prelato e credo poco ci creda il divino. Ma questa sera lui ci ha qui invitato, alla sua parca mensa è genuino tutto quello che assaggi e che degusti, perché qui gli assaggi i radicali gusti. Qui sai vitigni son tutti vetusti, e per strada qui ancora li vedete, i pali poi attaccati con gli arbusti ti fanno proprio ritornare la sete. Isidoro c'è il vino per quei gusti, il vino sai alla messa serve il prete, e qui ce lo puoi fare una scommessa, con sto vino Isidoro tiene messa. Vero, la storia è sempre la stessa, qualche volta ritorna e tu lo sai. Io poi Isidoro la farei una scommessa, il pane e vino non mancano mai. L'ambientazione l'è sempre la stessa, dove c'è l'allegria scordi i tuoi guai. Ma se a una tavola ti ci manca il pane, puoi avere il vino ma niente ti rimane. Quello che avanza poi lo butti al cane, come faceva l'antico pastore, che nel libro, che un libro c'aveva dentro al tascapane e improvvisava sappia a tutte l'ore. Ma qui il vino, il pane lo sai, poco rimane, come rimane poco di liquore.
Ma per fortuna che c'è sta Isidoro, che all'amicizia unisce il ristoro. Grazie anzitutto. Allora, decidiamo a chi fa una serenata. Non la facciamo mai perché no, sarebbe troppo scontato. Posso fare il capo? No, beh, gliela faresti tu. Decidiamo a chi fa una serenata. C'è qualche ragazza che non capisce. Per chi? A chi? Certo. C'è qualche ragazza che non è italiana, forse io lo so. Fagliela lei, così vediamo la reazione. Vai. Anastasia, vai. Anastasia. Vicino a Isidoro, però alzati su. Near Isidoro. Stand up. A serenade for you. Aspetta, mi fa un po' cari amici, la musica vuol dire. Io non voglio fare il carabiniere. Ma riempite di questo bicchiere. Tornano le ciaramelle che accompagnano la sua improvvisazione che stavolta è in quartine. Ma c'è pure il ragazzo in Anastasia? No, abbiamo preso loro. Ah, noi ragazzo. A lui il caffè
gira il vento a tramontana. Ma quassù non ti mancherà giammai la cena, non, e non soffrirai quell'aria cittadina. La serenata è la più bella usanza. Dimmi. Non puoi farne senza. Penso Anastasia ormai non mi ha abbastanza. Non vorrei che finisse la pazienza. Un'altra piccola testimonianza di quello che sono le nostre tradizioni. Certamente più tardi, se c'è qualcuno da svegliare, andiamo, non è nessun problema, ci possiamo pure spostare. Non sarebbe inusuale, insomma. No, facciamo una traduzione. Allora, pensavo, proprio per coinvolgere quanto più persone nel ballo, possiamo, se volete, probabilmente ce l'avete anche voi come tradizione. La fine delle serate da noi normalmente si concludevano con una quadriglia. Cos'è la quadriglia? È un ballo tradizionale, classico, in cui c'è una persona che comanda la quadriglia, cioè dice le mosse che si devono fare, dice i vari spostamenti che si devono fare. Ma a che cosa serve? Se Andrea voleva conquistare Maya, andava da Donato e diceva: mi comandi una quadriglia perché io voglio conquistare Maya. Donato avrebbe organizzato una quadriglia, 10-20 coppie, si sarebbe inserito per fare in modo che alla fine Maya e Andrea rimanessero come ultima coppia, e quindi si scopriva l'arcano del perché fare una quadriglia. Ci proviamo? Però devi comandare. No, comandare ci deve essere tu. Beh, no, la comandi tu. Io la suono. Vabbè, io ci provo. Però devi. Vabbè. Allora, il ballo, che ballo facciamo? Una marcetta, sì. Una marcetta, sappiamo fa tutto, insomma, una marcetta molto semplice. Non c'è molto spazio, quindi cercheremo di fare con poche coppie. Inizierò io a prendere una persona, la donna prenderà un altro uomo, fino ad essere pari, e poi inizieremo questa quadriglia.
Senso è questo, insomma, il architettare il tutto per fare in modo che l'ultima coppia rimanga al centro dopo vari giochi, dopo varie cose innocenti. Si sceglieva la coppia, non è stato attento. Non è stato attento. Sì, essendo io a comandare, decido io chi fa uscire, perché mi intrometto, quello rimane senza, alla fine. Certamente il genere funzionava così. Sì. In questo caso Gianluca mi avrebbe chiamato, mi avrebbe pagato per fargli una... Soltiore questa è una cosa. Saltarella! Saltarella 2 ore e mezza e poi...
se la fanno la frega la bandiera. Grazie a voi.